Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video, che premetto è rivolto ai nuovi giocatori di Fortnite, perché coloro che giocano da tempo sicuramente ne saranno a conoscenza, voglio mostrarvi, a mio avviso ovviamente, sempre secondo una mia considerazione personale, il miglior luogo per farmare forzieri e munizioni. In questa stagione, ossia la stagione 3 di Fortnite capitolo 2, troverete diverse sfide che vi richiedono, sfide sia giornaliere che settimanali, di aprire forzieri o scatole di munizioni. A volte sono generiche, senza contare il fatto che sono presenti anche delle schede punti a riguardo di aprire un certo numero di forzieri e munizioni. Per completarle vi è un luogo dove solitamente non atterrano molti giocatori, ossia il vecchio cinema drive-in, che si trova praticamente vicino l'autorità, ex agenzia, qui dove mi sto recando, vedete? Potete vederlo anche sulla mappa, qui. Di solito non atterrano tanti giocatori, quindi è, secondo me, il miglior luogo dove trovare forzieri e munizioni. Adesso vi mostro la posizione di tutti i forzieri e le munizioni. Allora, il primo si trova qui e a fianco, una volta c'erano le munizioni, adesso non ci sono più. Poi rompete qui, c'è una scatola di munizioni e qui c'è un forziere. Adesso non raccolgo nulla perché voglio giustamente mostrarvi la posizione dei forzieri e le munizioni. Qui ce n'è un altro. Poi rompete qui. Premetto che questo luogo è cambiato di recente perché è stato inondato. Però, diciamo, le munizioni e i forzieri sono sempre gli stessi, bene o male. Poi un altro forziere qui. Vabbè, lo apre il tizio, ma comunque voglio mostrarvi la posizione. Un altro è qui su. Dovete salire abbastanza. Eccolo. L'ha già aperto, ovviamente. Poi un altro forziere si trova qui dietro. Poi avanzate qui, ce ne sono abbastanza, quindi potete farmarli qui. Ecco un altro forziere, vi girate, una volta c'era la scatola di munizioni, adesso non c'è più. Un altro forziere è qui. Proseguite. Entrate qui dentro. Qui ne trovate un altro, non è un forziere ma vale lo stesso. Poi proseguite di qua, vi abbassate, sotto la scala ce n'è un altro, vedete? Ce ne sono abbastanza. Qui c'è un altro forziere, un'altra scatola di munizioni, vedete? Ce ne sono molti. Qui un'altra scatola di munizioni. Poi rompete questo tetto. Qui c'è un altro forziere. Ora, questa zona è pulita, quindi vi ho mostrato la posizione di tutti i forzieri e le scatole di munizioni. Se volete continuare, di qua, una volta ce n'erano tre, adesso penso che ci siano ancora. Ecco, un altro forziere si trova praticamente su questa collina, vedete? Dovete salire qui. Quindi, cioè, se atterrate al cinema drive-in, fate la spesa tra forziere e munizioni. Qui c'è un altro forziere. Poi scendete in basso, qui c'è una scatola di munizioni. Quindi se vi fate questo percorso all'infinito potete farmare, diciamo, forzieri e scatole di munizioni per completare le schede punti, le sfide giornaliere e le sfide settimanali, qualora ovviamente vi richiedano di aprire forzieri a caso, quindi non in luoghi specifici. Entrate qui nella foresta. Una volta c'erano tre, ci sono ancora ma li hanno già aperti. Qui di solito trovate tre forzieri a terra, una volta erano sui pilastri. E questo è quanto, quindi atterrate qui al cinema drive-in e fate la spesa di forzieri e munizioni.